Buongiorno ragazzi, benvenuti. Oggi continuiamo la carrellata no toxic per cercare di non essere impreparati a quello che ci sta portando la follia dell'Unione Europea. Questa legge che non si capisce, che ha dell'assurdo, che secondo me è anche incostituzionale per quello che riguarda la compatibilità con la legge italiana, che praticamente non è chiara. E ti porta sul penale senza che tu hai fatto praticamente niente. Una cosa folle, assolutamente da condannare. Comunque, per non trovarci in difficoltà, oggi voglio presentarvi un'ulteriore cartuccia con ferro, quindi che non ha i costi del tungsteno che abbiamo mostrato l'altra volta nel 28, questa volta in calibro 12. È una cartuccia magnum, quindi da sparare in armi possibilmente gigliate, e comunque con camera 76. È una cartuccia con 33 grammi di ferro, quindi corrisponde a una 48 grammi di piombo. Fatta con una borra steel della Baschera e Pellagri, la polvere M92S in dose di 2 grammi e 20 per 33, un bossolo 76 innescato con 688 Martignoni e una chiusura stellare a 63,9. Cartuccia molto veloce, 440 metri al secondo di V1. Non ho altri dati perché comunque la cartuccia è la copia della Z Canard della Winchester, quindi cartuccia americana, già provato. Molto buona, la vogliamo realizzare a casa, ecco come fare. Cartuccia quindi già bancata dalla Winchester, io però di dati di banco purtroppo non li ho, ma mi fido del banco di prova Winchester, che poi dovrebbe essere quello Baschieri. Questa è la cartuccia come deve venire, andiamola a preparare. E allora, per cominciare, preparando i materiali, vi comunico che io ho preso una coppettina che avevo tirato fuori, ecco qua, dalle borre Baschieri del 28, ma a me serviva soltanto uno spessorino da mettere all'interno della borra perché il livello dei pallini è leggermente più basso rispetto al bordo. Così lo portiamo perfettamente a livello del bordo. Questa borra che ho scelto, che chiaramente non avevo ancora misurato perché l'ho fatta soltanto le prove, è una borra da 46,6 mm. Sì, vabbè, 46 mm, ok? Perché dobbiamo andare un po' oltre questo. Sì. Ma forse addirittura. Esatto, 43 mm. Poi comunque controllate, deve arrivarci, i pallini devono arrivare a livello proprio al bordo, mettendoci un piccolo spessorino. Voi potete usare qualsiasi borra steel che abbia questa caratteristica, che sia dell'altezza giusta. L'importante è che i pallini arrivano poco sopra il bordo, in modo che potete fare una stellare corretta. Ok, questo è fondamentale. Ok, proviamo a fare questa cartuccia. Ho il mio bossolo Magnum già innescato col 688 perché era un bossolo fiocchi. Mettiamo 2 grammi e 20 di polvere M92S. Ancora un pochino. Perfetto. Inseriamo la nostra polvere dentro questo bossolo. Mettiamo la nostra borra. Ah, la borra steel, prima di inserirla, vi consiglio di farci un'intacca così, fino a metà. Ecco così. Ciò favorisce la fuoriuscita dei pallini in maniera più ordinata. Mettiamola. Spingiamola fino a contatto della polvere. Questa è la prima parte. Dopodiché devo misurare
33 grammi di pallini. Ho già regolato questo apparecchio, il mio dosatore. Con due colpi otterrò 33 grammi. Non so se si può vedere, i pallini sono perfettamente in linea con la borra, poco 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 più in alto, e questo è quello che dobbiamo ottenere. Non troppo, proprio a metà tra la borra e sopra, perché poi con la chiusura saranno fermati e praticamente resteranno a livello dentro la borra. Ok, ora che la cartuccia è pronta, possiamo procedere alla orlatura. Ho già regolato la mia macchinetta. Possiamo procedere alla chiusura. Ragazzi, sono cartucce col ferro, quindi anche se le realizzate sembrano cartuccione magnum, non vi aspettate miracoli. Primo passaggio, secondo passaggio. Terzo passaggio e infine regolato perfettamente. Ecco qua la cartuccia finita, siamo pronti a spararla. Ricordo, è ferro, quindi è un materiale che ha i suoi grandissimi limiti, non avrete la possibilità di fare tiri lunghissimi, rischierete di fare dei feriti, rischierete, se non lo sparate in aria, sparando a terra, che rimbalzi e finisca addosso a qualche cane o a qualche persona. Quindi state in campana quando lo utilizzate, specialmente se lo utilizzate qua da noi in Sicilia per la caccia al coniglio. Che dire, purtroppo questo ci sta portando a fare Europa, la forza ambientalara che ci viene contro. Io sono indignato di dover presentare questo tipo di munizionamento, ma è giusto che lo presento perché comunque non dobbiamo incorrere in sanzioni penali. Se la legge, per quanto sballata, va comunque rispettata. Quindi ecco qua la cartuccia che purtroppo dovrete fare, una delle tante. Questa dovrebbe essere un po' più forte delle altre. Provatela, vedete come vi trovate. Io non vi prometto miracoli né mirabilia, ma vi prometto che non vi faranno un verbale penale, almeno questo. Ragazzi, un abbraccio, un grande saluto e pazienza, chi è costretto faccia anche questa e se la porti dietro. Arrivederci.